Buongiorno, amici, amiche, colleghi e colleghe. Speravo di non tornare più a parlarvi di un argomento antipatico come quello del Covid, ma ahimè, è inevitabile. La ringrazio ancora una volta e non è formale come ringraziamento Apler che ci dà l'occasione, l'opportunità di sentirci anche con quelli, beati voi, che sono in vacanza. Ci risentiamo perché è stato emanato il decreto legge 105, che è entrato in vigore, come normalmente accade per decreti legge, il giorno stesso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, che è avvenuto il 23 di luglio. Quindi decreto già pienamente in vigore. Oggi è il 25 di luglio, tra l'altro festa di San Giacomo, quindi auguri di buon onomastico a tutti i colleghi che si chiamano Giacomo. Questo decreto che cosa stabilisce? Innanzitutto proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre di quest'anno. Ridefinisce i criteri per stabilire i colori delle eventuali zone che dovesse esserci bisogno di ridefinire e conferma anche, diciamo, l'apparato che era già in vigore, ovvero conferma quanto previsto dai decreti legge 19 e 33 del 2020 e dal decreto legge 52 del 2021. Stabilisce inoltre che dal 1 agosto al 31 dicembre di quest'anno si applicheranno le misure del DPCM del 2 marzo 2021. Quindi l'apparato legislativo in vigore sono decreti legge 19, 33, 2020, 52, 2021, come eventualmente modificati dal 105, 2021. E per quanto ovviamente modificato le norme del DPCM del 2 marzo 2021. Sono state ovviamente prorogate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza tutta una serie di procedure o procedimenti. Per esempio, fino a fine anno sono prorogate tutte quelle procedure che sono state previste per lo svolgimento dei processi civili e penali che già erano stati regolamentati in precedenza, quindi non stiamo a parlarne. Questo decreto che cosa stabilisce ancora? In zona bianca ed in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, in sale da concerto, cinematografiche, nei locali di trattenimento con musica dal vivo, in altri locali o spazi anche all'aperto, le attività devono essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il solito rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e questo lo sapevamo già. C'è però l'aggiunta che l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 che andremo a vedere di seguito. Il decreto precisa ancora che in zona bianca la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all'aperto e il 25% al chiuso. Nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata e comunque il numero di spettatori non può superare 2.500 all'aperto e i 1.000 in luoghi chiusi per ogni singola sala. Ovviamente le attività, lo dico adesso, ma vale per tutto quello che andremo a dire, devono essere svolte nel rispetto delle linee guida che già conosciamo e che restano confermate, quindi linee guida forever, diciamo, almeno fino al 31 dicembre. Nel caso non sia possibile rispettare le regole che abbiamo appena detto, cioè le condizioni che abbiamo appena descritto, le attività devono intendere svolte in assenza di pubblico, quindi non possono essere svolte di fatto. Okay?
restano sospese. Restano sospese anche, quindi rimangono chiuse, le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati. Quindi restano ancora chiuse le sale da ballo, le discoteche e et similia, come si diceva. Non entro nel merito delle polemiche, delle discussioni che non ci riguardano e non ci interessano, come addetti al controllo del rispetto delle normative, io mi limito a raccontarvi quello che dice il decreto, ecco, non entro nel merito. Se mai mi sfuggisse un qualche commento, vi chiedo già sin d'ora scusa, è comunque espresso a titolo personale, perché è bene essere molto prudenti in una materia che è molto, molto dibattuta e molto, molto controversa, purtroppo. Bene, andiamo avanti. Stesse misure si applicano anche per la partecipazione del pubblico ad eventi e a competizioni di livello agonistico, quindi parliamo di eventi sportivi, riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI o del CIP, che è il Comitato Italiano Paralimpico, e che riguardano sia gli sport individuali che quelli di squadra, organizzati ovviamente dalle rispettive federazioni sportive nazionali. Oppure anche riguardo alle discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, ovvero organismi sportivi internazionali. Diciamo a tutte le tipologie di eventi sportivi fondamentalmente. In zona bianca, in questo caso la capienza consentita non potrà superare il 50% di quella massima autorizzata all'aperto e il 25% al chiuso. In zona gialla, ridotta al 25% di quella autorizzata, e comunque il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto, 1.000 per gli impianti al chiuso. Ribadisco anche qua rispetto delle linee guida. E anche in questo caso, qualora non sia possibile assicurare il rispetto delle condizioni, questi eventi o le competizioni sportive si devono svolgere senza la presenza di pubblico. Prima mi sono confuso, ho detto che erano senza presenza di pubblico. No, prima erano sospese, qui si possono svolgere senza presenza di pubblico. Ok. Veniamo a una prima innovazione. Questa è piccola, però ce lo diciamo così cominciamo ad abituarci. La certificazione verde viene rilasciata, oltre ai casi che ormai conosciamo, anche a chi riceve una sola dose di vaccino dopo che sia stato purtroppo vittima di una precedente infezione da Covid. E in questo caso ha validità dal 15° giorno successivo alla somministrazione, perché non si era mai parlato appunto del caso di chi ovviamente ammalatosi e guarito poi faccia il vaccino. Bene, questo decreto lo chiarisce. Ha diritto alla certificazione, cioè riceverà la certificazione verde chi è guarito e ha ricevuto una sola dose di vaccino e la sua validità partirà dal 15° giorno successivo alla somministrazione. Sono state anche modificate le sanzioni, o meglio, l'apparato sanzionatorio è rimasto lo stesso. Viene aggiunta una novità, ovvero dopo due violazioni delle disposizioni dell'articolo 9 bis, comma 4, che adesso andremo a vedere, ovvero le violazioni commesse dai gestori delle attività, che adesso appunto vi spiegherò, che omettano di controllare il certificato verde. Bene, in questo caso qui si applica una ulteriore sanzione accessoria, che è questa. A partire dalla terza violazione non commessa nella stessa giornata, quindi devono essere commesse commesse in giornate diverse, a partire dalla terza violazione, quindi verrebbe da dire che è inclusa la terza violazione, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 1 a 10 giorni. Ovviamente, a mio parere, essendo una sanzione accessoria competenza della prefettura,
starà a loro applicarla e quindi non a noi come forze diciamo dell'ordine, per usare un termine generico, addetti al controllo. Bene, veniamo a questo, a questa novità di questo articolo 9 bis. Dal 6 agosto, data veramente che sarà fatidica da un certo punto di vista, in zona bianca è consentito esclusivamente ai soggetti munite di una delle certificazioni verdi Covid-19 che sappiamo, quindi le due vaccinazioni, la guarigione più una dose, quelle che conosciamo già di fatto, l'accesso ai servizi e attività che vi vado ad elencare. Allora, servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo al chiuso. Quindi, se io voglio andare a mangiare in un locale al chiuso, qualsiasi esercizio, quindi direi veramente non poniamoci problemi di genere, dove c'è ristorazione al chiuso, sarà necessario essere in possesso della certificazione verde. Sottolineo consumo al tavolo, quindi al bancone, questo non sarà necessario e si continueranno ad applicare le linee guida che conosciamo. Ancora, sarà consentito l'accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, ai musei, agli altri istituti e luoghi della cultura e alle mostre, alle piscine, ai centri natatori, alle palestre, agli sport di squadra, ai centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, ovviamente limitatamente alle attività al chiuso, per la partecipazione a sagre fiere, convegni e congressi, centri commerciali, parchi tematici di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, ovviamente anche qui limitatamente alle attività al chiuso, e in questo caso con l'esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione, scusate. Quindi questa è un'esclusione. Ancora, attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò e infine, per la partecipazione ai concorsi pubblici. Quindi queste sono le nuove, diciamo, disposizioni barra limitazioni, chiamiamole come preferiamo. Okay? Queste stesse disposizioni si applicheranno qualora, Dio non voglia, dovessimo tornare anche in zona gialla, arancione o rossa. Ovviamente nel caso però in cui quelle attività vengano consentite o comunque alle condizioni che vengono eventualmente previste nel caso in cui venissero istituite queste zone appunto gialle, arancioni o rosse. Ribadisco, speriamo di no. Queste disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, ai soggetti esenti sulla base di un'idonea certificazione medica rilasciata secondo ovviamente parametri stabiliti con una circolare del Ministero della Salute. Per cui sono veramente poche, diciamo, le esenzioni. Okay. Nelle more della totale digitalizzazione, comunque, possono essere utilizzate nel frattempo le certificazioni rilasciate in formato cartaceo, che secondo me continueranno comunque ad essere utilizzabili perché pensiamo a persone come mia mamma che non hanno un cellulare di ultima, ma neanche di penultima, e neanche prima, insomma, generazione. Okay? Bene. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui abbiamo appena parlato, sono tenuti a verificare che l'accesso a quei servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Quindi devono verificare che, chi accede sia titolare di una, certificazione, verde, ovviamente in corso di validità.
Come effettuare la verifica? La verifica deve essere effettuata con le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021. È un DPCM abbastanza recente. Come si svolge? Mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, che ovviamente si scarica con vari sistemi, se vi interessa ve li andate a vedere tutti in questo DPCM del 17 giugno, utilizzando un'applicazione che adesso non ricordo a memoria, ma se avete pazienza un secondo ve lo dico, perché io ovviamente l'ho già scaricata, ecco, Verifica C19 del Ministero della Salute, la trovate ovviamente nei Play Store, insomma. Io l'ho già sperimentata, quindi vi garantisco che funziona, ok? Quindi inquadrando il codice a barre bidimensionale viene fuori una serie di informazioni e soprattutto vi dice se quella certificazione è ovviamente valida. Ovviamente a quella codice bisognerà associare un documento di riconoscimento, perché il codice ovviamente non ha la foto. Il codice vi dice le generalità della persona, ma ovviamente sarà necessario verificare chi quella persona sia. Okay. Il DPCM ci dice chi è deputato alla verifica di questi codici bidimensionali e sono innanzitutto, ovviamente, come ovvio, cioè come scontato, i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, ma anche il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3,8 della legge 94/2009. I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso della certificazione verde, ovviamente, nonché i loro delegati. Ancora, il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è obbligatorio ovviamente il possesso della certificazione verde, nonché anche in questo caso i loro delegati, i vettori aerei, marittimi e terrestri e i loro delegati, i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso della certificazione, nonché anche in questo caso ai loro delegati. I soggetti delegati che abbiamo appena sentito nominare varie volte sono incaricati con un atto formale che deve recare le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica. Quindi, qualora venga delegato qualcuno ad effettuare il controllo, gli deve essere fatta una nomina formale, con le indicazioni su come effettuare appunto la verifica stessa. Prescrive ancora il DPCM che l'intestatario della certificazione verde all'atto della verifica deve dimostrare, dimostra, dice qua, sappiamo che l'indicativo, si traduce anche in deve dimostrare, a richiesta dei verificatori la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità. È precisato che l'attività di verifica delle certificazioni non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma, quindi ci deve essere solo la verifica, non bisogna che vengano raccolti i dati dell'intestatario. Il controllo invece relativo alla corretta esecuzione delle verifiche, diciamo così, i controllori dei controllori, in questo caso, cioè dell'elenco delle persone deputate al controllo che abbiamo visto adesso, bene, il controllo di questi a chi spetta? Come al solito, alle forze di polizia, al personale dei corpi di polizia municipale munito di qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, le forze armate. Viene precisato ancora che le certificazioni verdi Covid-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini previsti dalla legge. Quali sono i fini? Quelli che conosciamo già. Le
gli spostamenti in base ai soliti motivi, no? Lavoro, salute, studio, cioè quelli che conosciamo da stato di necessità per l'accesso agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi sportivi, per l'organizzazione, la partecipazione alle feste legate a cerimonie civili e religiose, oltre a tutte le casistiche che abbiamo visto fino ad ora. Bene, io ho concluso. Spero di non avervi annoiato troppo, vorrei chiudere sperando davvero di non tornare ad importunarvi più con un saluto a tutti i colleghi, con l'augurio di buone vacanze a tutti, con un saluto particolare all'amico modenese Paolo Piccinini con cui sono riuscito dopo anni ormai ad uscire a cena ed è stato un grandissimo piacere, grazie. E ma permettetemi un'uscita dalla polizia locale, volevo anche salutare un nuovo dirigente della questura di Parma che è venuto da poco a lavorare da noi a Parma, il dottor Albano, che ho avuto il piacere di conoscere, che è veramente una persona squisita, il mio più caloroso benvenuto a Parma e auguri di un buon lavoro. Nello spirito proprio della grande collaborazione che a Parma sta dando dei buoni frutti. Un caro saluto anche a tutti i colleghi della prefettura di Parma. Sanno che ho molta stima di loro e che spero appunto di rivedere presto trascorso il periodo delle ferie. Bene, un abbraccio a tutti e davvero spero di non risentirvi più perché speriamo che sto incubo finisca.